Siamo con Fabio Padula, allenatore del Lido Il Pirata Calcio a 5. Fabio, innanzitutto bentornato, è un piacere per me riaverti ai nostri microfoni. Grazie, altrettanto. E poi con te naturalmente vogliamo fare un attimo una panoramica della situazione, visto che la tua squadra da ormai 9 partite non fa altro che incamerare i 3 punti. La classifica è molto bella, dice terzo posto, ha più di 10 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, quindi davvero un bel bottino. C'è però questa voglia, questa aspirazione di andare a prendere quelle due là davanti che per ora non sbagliano un colpo, però non siete proprio lontanissimi. Sì, sì, ovviamente iniziando un'altra nuova, all'inizio abbiamo avuto delle logiche di difficoltà, però da quando abbiamo sistemato un po' alcuni ruoli pure fondamentali tipo il portiere, diciamo che la squadra ha cominciato a giocare come voglio io, abbiamo quadrato un po' il cerchio e effettivamente abbiamo avuto queste 9 partite consecutive che ci hanno permesso di arrivare lassù. Ovviamente, come dico sempre a loro, adesso siamo lassù e quindi ci dobbiamo provare, non mi guardo certo indietro e voglio cercare di arrivare più lontano possibile. Davanti non sbagliano un colpo e quindi saranno necessari gli scontri diretti, saranno fondamentali. Vediamo quello che possiamo fare, sicuramente ci dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile e dobbiamo dare filo da torcere il più possibile. Senti, un parere da tecnico esperto e navigato di questa categoria, l'hai vinta 2 volte, se non sbaglio, nel 2009 con la Ginnastica e nel 2014 con la Visfondi, quindi sei davvero un veterano, sì, di questo campionato. Poi hai fatto anche la C2 diverse volte, però diciamo che la Serie D è proprio il tuo habitat naturale. Quindi ti chiedo, sono forti entrambe, Nuova Florida e Eagles Aprilia, però secondo te quale delle due, visto che le hai viste anche all'andata, ha qualcosa in più? Guarda, devo dire la sincera verità, è difficile scegliere perché l'Aprilia ha delle caratteristiche particolari, nel senso che è una squadra che gioca molto bene, ha un palazzetto particolare dove è molto, molto piccolo, quindi è difficile giocare, e poi comunque sono giocatori di esperienza, come roster è più completo rispetto al Florida. Il Florida ha qualche cosa in meno, però devo dire la verità, sono quelle squadre che, sai, sulla carta non sono appariscenti come l'Aprilia, però subisce poche reti, mi sembra solo nemmeno 30 in 15 partite, quindi sono veramente pochissime, quindi sono quelle squadre difficili da affrontare, dove magari tu pensi no, ce la posso fare, invece magari poi alla fine della partita ti trovi che hai perso, perché stanno facendo un campionato straordinario, hanno vinto tutte le partite tranne una, quindi sono due squadre veramente che hanno delle cose diverse fra di loro, ma entrambe possono vincere il campionato. Ecco, dopo qualche anno, no, in cui hai bazzicato, diciamo, in Serie C2, il ritorno in Serie D come l'hai visto? Nel senso, anche il livello del campionato secondo te è inferiore, superiore, uguale a come l'avevi lasciato 3-4 stagioni fa? Un tuo parere anche su questo? Certo, guarda, devo dirti Carmine che io l'ho vinto quando era girone a doppio girone, non era girone unico, e quindi era un po' più semplice perché c'erano squadre meno attrezzate, squadre del sud pontino, comunque non andavi a scontrarti con realtà tipo Latina, comunque che sono sempre più organizzate. Devo dire che da quando è girone unico il livello si è alzato, comunque sono squadre più preparate sia atleticamente che anche con giocatori che magari scendono di categoria e quindi vengono a fare la Serie D, ma non giusto per farla, veramente devo dire la verità, ci stanno quelle 3-4 squadre che sono veramente già da C2 secondo me. Chiaramente poi bisogna migliorarsi per cercare di salvarsi in C2, però devo dire che su ogni campo devi andartela a giocare fino alla morte, perché non è la Serie D di una volta, è molto migliorata, molto migliorata. Ecco, in chiusura invece volevo chiederti un parere sul prossimo avversario, l'Atletico Rocca Massima, che fuori casa non ha un andamento, diciamo, di primo livello, l'avete visto anche voi, l'avete sperimentato anche voi nella gara d'andata, però in casa qualche problema in più all'avversario lo crea. Quali sono le insidie secondo te di questo match? Allora, le insidie sono molte. Prima di tutto si gioca di venerdì sera, quindi si gioca di venerdì sera alle 9, poi con questo tempo che sta facendo in questi giorni non so che campo troveremo, che ambiente troveremo. Quindi sicuramente la prima insidia è quella lì, e noi venerdì sera non siamo sempre al completo, quindi già devo vedere questa cosa. Poi il campo penso sia molto piccolo rispetto a come giochiamo noi, sul campo che giochiamo noi, e poi loro in casa sono al completo e danno il 100%. Infatti, come hai detto giustamente tu, è una squadra che si trasforma, quindi è molto insidiosa come trasferta, nonostante la classifica è molto insidiosa. Bene Fabio, io ti faccio un grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato, sperando che possa arrivare il 10 con la lode venerdì sera, e perché no anche di andare a prendere queste prime due che scappano, ma voi non siete poi così lontani. Sicuramente ci proveremo, grazie mille, crepi il lupo.